Un campo incolto e abbandonato che si trasforma in uno splendido oliveto è il Parco Murex a Cassano delle Murge, nato dalla cooperativa sociale Fratello Sole che sulla panoramica gestisce un centro di riabilitazione psicosociale e finanziato con fondi della Regione Puglia a valere sui fondi POR per l'attivazione di progetti legati alle imprese sociali. Un'area aperta al pubblico con molteplici attività che sarà gestita e curata da operatori e pazienti della cooperativa. Questo parco nasce da una sfida, nel senso che nel 2017 la nostra cooperativa, la cooperativa sociale Fratello Sole, ha deciso di acquistare questo terreno che è praticamente adiacente alla nostra struttura, alla nostra comunità riabilitativa psichiatrica, per poter permettere ai nostri pazienti di avere a disposizione degli spazi verdi. Il terreno era completamente abbandonato e incolto, c'erano questi alberi di ulivo che non sono mai stati curati e seguiti, per cui dal 2017, nei primi anni, abbiamo cominciato a portare i nostri ragazzi nel terreno per permettere loro di avere un contatto con la natura e di curare appunto le piante presenti nel parco. Cosa è successo? Nel 2020 abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un bando regionale, Puglia Sociale In, un bando dedicato proprio alla rivalutazione del territorio, ma che avesse anche una finalità di tipo sociale, per cui sembrava un bando fatto proprio apposta per noi. Per cui abbiamo deciso di partecipare al bando e abbiamo preparato questo progetto per la realizzazione di un vero e proprio parco natura, che è quello che oggi vedete. Uno, per valorizzare appunto il territorio, anche perché questo è un parco che insiste proprio nel bel mezzo del parco dell'Alta Murgia. Due, per l'inserimento lavorativo e quindi l'integrazione dei nostri ragazzi, dei nostri pazienti, che da quel momento in poi sono stati coinvolti in queste attività, per cui abbiamo cominciato a curare le piante di ulivo. Abbiamo quindi potato e proprio gestito le piante che erano completamente abbandonate. Abbiamo infittito l'uliveto e quindi abbiamo piantato altri 100 alberi. Abbiamo recintato tutta la zona. Abbiamo ripristinato i muretti a secco che sono patrimonio immateriale dell'umanità e quindi li abbiamo completamente valorizzati. L'obiettivo è stato anche quello di creare un parco natura che potesse essere anche un parco, un'offerta di benessere non soltanto per i nostri utenti, ma anche per tutti coloro che si affacciano al parco, per cui abbiamo creato delle zone picnic, delle zone relax, quindi potrete vedere la presenza di panche e di gazebo. Un parco giochi che possa essere di intrattenimento per le famiglie e per i bambini e anche l'installazione di 5 serre che sono finalizzate alla coltivazione di prodotti tipici di funghi e di piante grasse di cui si occuperanno i nostri pazienti attraverso appunto le classiche attività di ergoterapia e che attraverso questo tipo di attività potranno essere sempre a contatto con il pubblico, per cui il parco è e sarà aperto a tutti e i due obiettivi principali appunto sono questi. È frutto di tanto lavoro che è stato fatto proprio alla luce di questo progetto che la Regione ha proposto, e qua non posso non cogliere l'occasione per esprimere un profondo ringraziamento per coloro che all'interno della Regione si sono prodigati, hanno sempre offerto una importante disponibilità e soprattutto la cosa che mi piace dire è che questo è un buon esempio che questi bandi che permettono alle cooperative di poter integrare le proprie attività sono un buon esempio della collaborazione tra pubblico e privato. E questo mi rende molto fiero perché c'è una parte sana della società e una parte sana anche della politica o delle amministrazioni pubbliche che funzionano e noi dobbiamo continuare in questa direzione. Bisogna lavorare insieme per raggiungere grandi risultati, obiettivi importanti, perché questo di Murex è, ecco, un esempio di come lavorare con l'ambiente, lavorare con il territorio, quindi progetti che esaltano le peculiarità delle nostre città e della Puglia, possano avere anche finalità terapeutiche. Quindi questo progetto finanziato dalla Regione Puglia con fondi europei
oggi mette insieme un connubio tra ruralità, recupero delle nostre tradizioni e anche effetti benefici sulla psiche umana, e al tempo stesso si recuperano anche territori, si recuperano terreni che sono stati riutilizzati in agricoltura. Peraltro si produce un olio davvero molto buono che io ho assaggiato, che addirittura è stato portato alla Fiera dell'Olio Capitale a Trieste, e quindi questo significa esportare i valori nella nostra gente, nelle nostre persone. Questo è il bello del Sud. Dottore, che valore ha questo progetto? Il valore è straordinario, con la considerazione del fatto che strutture come queste ospitano utenti affetti da disturbi psichiatrici importanti, naturalmente, che richiedono un trattamento di riabilitazione psicosociale che poi diventa strumento ineludibile per un ritorno, nella società e in una capacità riconquistata di essere cittadini liberi, capaci di lavorare, capaci di reintegrarsi dopo l'evento del problema della salute mentale importante che naturalmente li ha colpiti. Quindi queste sono realtà straordinarie che meritano tutta l'attenzione possibile, in cui gli operatori sono straordinariamente efficaci nella possibilità di lavorare con questa tipologia di utenti, e devo dire che i risultati sono veramente eccellenti, quindi speriamo di avere sempre di più a disposizione strutture come queste, che certamente svolgono un lavoro eccezionale dal punto di vista di quello che è gli esiti della salute mentale, che come sapete sono un problema abbastanza importante della popolazione generale. Dottoressa, si parla sempre più spesso di innovazione sociale, forse comprendendo poco o male di che cosa parliamo. Questo progetto ne è l'emblema. Certo, è veramente l'emblema di quella che è considerata l'innovazione sociale, come la capacità trasformativa di questi progetti di entrare nelle vite delle persone e di rappresentare un valore aggiunto. Innovazione sociale non è solo fare qualcosa di nuovo, ma farlo in maniera diversa rispetto al passato, riuscendo a cogliere quella che è veramente l'essenza del bisogno sociale, vecchio e nuovo. In partnership anche il club per l'UNESCO, questo progetto, questo parco incarna un po' i vostri valori? Sicuramente incarna tutti i valori dell'UNESCO, perché l'UNESCO lavora per la ricerca di un nuovo modo di vivere insieme su questa terra. La sintesi, l'acronimo di questo progetto, MUREX, ben sintetizza i valori che sono anche dell'UNESCO. MUREX, la M sta per Murgia, il nostro territorio murgiano è un esempio dell'evoluzione geologica di questo territorio, dell'antica placca adria che è emersa nelle ere geologiche lontane, e oggi è parte del proponendo geoparco. Un geoparco è uno degli elementi del patrimonio mondiale e quindi in tal senso partecipa al benessere dell'umanità. Questo luogo, con il percorso che è stato strutturato, partecipa al benessere della comunità, ma si pone in dialogo con tutto il territorio, perché può diventare e diventerà uno dei nodi della rete per la conoscenza del territorio, per lo sviluppo del benessere, per un riequilibrato rapporto uomo-natura. A parte il valore sociale dell'iniziativa, qui c'è il recupero dei disabili, quindi è il territorio che lavora e che produce il benessere. Come avete sostenuto questo progetto e come continuerà la collaborazione? Allora, in primis, avendo sottoscritto una convenzione, quindi un accordo in cui sono stati inseriti tutti i principi dell'UNESCO che si potevano condividere in questo progetto, è stata supportata ogni fase progettuale di questo lavoro. La professoressa Marilunia Simone ha seguito passo per passo, insieme a Margherita e a Marisa Campanile, questo lavoro, e
quindi in tutte le fasi progettuali e d'ora in poi sicuramente anche nello sviluppo dell'utilizzo di questo progetto, di questo percorso che è stato creato, si continuerà a collaborare. Noi ci auguriamo di collaborare costantemente con la cooperativa Fratello Sole, anche per altri progetti, per altre iniziative, sempre con il principio dell'integrazione sociale.